sono una socia, una lavoratrice di questo fantomatico, di questa fantomatica MAG, e proverò un pochino a spiegarvi di che cosa si tratta. Allora, MAG intanto significa mutua autogestione, è un acronimo. Le MAG sono delle cooperative finanziarie, lo dico al plurale perché in Italia al momento esistono 5 MAG. Una di queste ha la sede a Torino ed è la MAG 4 Piemonte, che è quella di cui io sono socia, di cui è socio anche Alberto, e che proveremo un pochino a raccontarvi. Dunque, le MAG nascono in Italia intorno alla fine degli anni 70, più o meno. Sull'onda delle varie obiezioni nasce anche l'obiezione monetaria, e nascono queste cooperative perché sostanzialmente si mette insieme da una parte il bisogno sempre maggiore di una fetta di popolazione e la consapevolezza di non voler più dare i propri soldi al sistema bancario tradizionale, e dall'altra parte c'era soprattutto in quegli anni lì l'esigenza da parte degli attori del terzo settore, tipo cooperative e associazioni, di essere finanziate, perché questi soggetti erano considerati non bancabili da parte del sistema bancario tradizionale. Quindi diciamo che da queste due esigenze complementari nasce l'idea di creare queste cooperative in cui sono soci sia i soci finanziatori o prestatori, cioè i soci che, come potremmo essere tutti noi, decidono di versare il loro risparmio in questa realtà, e sia i soci, quelli che hanno bisogno di questi soldi, quindi i soci finanziati. Nascono quindi queste realtà in cui si è tutti allo stesso livello, perché si è tutti soci uguale. In assemblea si vale, ogni persona vale un voto, quindi c'è diciamo la democrazia più totale, e si è all'interno della stessa realtà sia persone che prestano sia persone che ricevono questi finanziamenti. Quindi possiamo dire sostanzialmente che si crea, soprattutto nel caso della MAG 4 Piemonte, si crea un circuito locale del denaro. Questo perché la MAG 4, a differenza di alcune MAG in Italia, lavora solo ed esclusivamente sui territori del Piemonte, della Liguria e della Val d'Aosta. Il che significa che, in parole molto povere, che la domanda si cerca di mantenere sullo stesso territorio la domanda e l'offerta di denaro di quello stesso territorio. Quindi io i miei soldi non li do alla banca Pinco Pallo che poi li va a investire non so dove, sicuramente non li darà al negozio sotto casa mia che ne ha tanto bisogno, ma cerco di portare avanti un circuito che sia il più possibile locale. Addirittura io dico spesso che, considerando il livello di finanziarizzazione a cui siamo abituati, la MAG praticamente non fa finanza, ma fa economia, perché sono tre passaggi molto semplici. Io do i soldi alla MAG, la quale li dà al soggetto che ha bisogno dei soldi. L'idea di fondo delle MAG, se fossimo in un mondo ideale in cui la fiducia regna sovrana, sarebbe quella di non esistere. Cioè, forse sarebbe un po' illegale, ma potremmo studiarcela, ma sarebbe, la MAG non servirebbe neanche, perché se Alberto ha un progetto e gli servono dei soldi e noi 10 abbiamo i soldi che a lui servono, se ci fosse la fiducia necessaria la MAG non servirebbe neanche. Noi li diamo a lui, lui fa il suo progetto, poi ce li restituisce e si chiuderebbe il cerchio. Purtroppo non siamo in un mondo così, e quindi la soluzione più simile a questa sono appunto le MAG in questo momento. Oltre a occuparsi, allora, le MAG sono un pochino più complesse di quanto vi ho detto, non starei a tediarvi con tassi, numeri, eccetera, eccetera. Se poi avete delle domande più specifiche proprio sul funzionamento, fatemele assolutamente, io sono ben contenta di rispondervi. Dicevo, le MAG si occupano di finanza e si occupano di finanza etica, il che vuol dire che oltre a fare questa operazione che vi ho spiegato, seguono tutti i dettami di quello che si chiama il manifesto della finanza etica. Questo manifesto ha una decina di punti, ma diciamo che i più rivoluzionari
di questo manifesto sono, secondo me, il primo che l'accesso al credito è un diritto di tutti e che non ci devono essere discriminazioni legate al sesso, alla religione, fin qua va bene, e neanche al possesso precedente di denaro. Cioè, io che non possiedo un soldo devo avere lo stesso diritto suo che ha una casa di poter chiedere un finanziamento, che è abbastanza diverso da quello a cui noi siamo abituati. E poi il secondo punto, che è sempre molto ostico, è: dal soldo non può nascere il soldo, perché il soldo è un mero e semplice strumento, per cui se io ho un maglione e il maglione lo metto nell'armadio, non è che poi la stagione successiva apro l'armadio e ho due maglioni o un maglione e mezzo, è un maglione e rimane lì. I soldi funzionano uguale, anche se noi non siamo abituati a pensarli così. Per cui il soldo è un bene come tutti gli altri e non cresce da solo. Il massimo, diciamo, del tasso di interesse che la finanza etica concepisce è quello che copra il valore dell'inflazione. Cioè, i miei soldi però devono comunque cercare di mantenere lo stesso valore. Va bene che non si devono moltiplicare, ma dovrei poter acquistare sempre le stesse cose con i soldi che possiedo. E che sono due elementi che le MAG, e in particolare la MAG 4, seguono, che sono abbastanza, diciamo, diversi dal mondo a cui noi siamo abituati rispetto alla finanza. Dicevo che viene garantito l'accesso al credito a tutti, ma dobbiamo tenere presente che il finanziamento che la MAG dà a un soggetto, e la MAG 4 nello specifico finanzia solo quelle che si chiamano le persone giuridiche, quindi non i singoli, ma cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso, i finanziamenti che la MAG dà non sono a fondo perduto, ovviamente, perché io, singolo socio che ho dato il mio risparmio alla MAG, desidero comunque poterlo riavere nel momento in cui mi serve. Per cui le MAG sono rivoluzionarie, ma non sono proprio fuori di testa. Noi, a fronte di un finanziamento, chiediamo quelle che si chiamano delle garanzie personali, che sono diverse dalle garanzie patrimoniali, che sono quelle che chiedono in banca, perché nel momento in cui una realtà chiede alla MAG un finanziamento, la MAG, dopo aver analizzato che il finanziamento sia sostenibile economicamente, perché anche quello viene guardato, che il finanziamento abbia, che il progetto per cui viene chiesto il finanziamento abbia delle ricadute positive sul territorio, per cui finanziamo ad esempio centri yoga, cooperative del commercio equo, caffetterie, abbiamo finanziato radio, case editrici, finanziamo molte cose, ma tutte che facciano attenzione all'ambiente su cui si è. Una volta che questi due elementi sono considerati validi, la MAG chiede alla realtà giuridica che chiede il finanziamento: tu, cooperativa, hai una serie di persone che firmano una garanzia, che credono nel tuo progetto e che, qualora dovesse andare male, si impegneranno a versarne un pezzettino per uno? Se la risposta è sì, cioè se la realtà ha una rete dietro che la sostiene, queste persone che formano la rete firmano una fideiussione, che però è una garanzia, appunto, dicevo, personale. Cioè, noi non verifichiamo che poi la persona abbia davvero quei soldi lì, noi ci fidiamo. Se andrà tutto bene, andrà tutto bene; se ci saranno dei casini, ci fidiamo che la persona che ha firmato verrà da noi e ci dirà: va bene, io ho pochi soldi, proviamo a restituire il pezzettino che dovevo restituire io in tot anni, in metodi creativi, eccetera eccetera. Questo significa, nella pratica, poter concedere, diciamo, un finanziamento a tutti, cioè la libertà di accesso a un finanziamento. Normalmente, se uno ha già dei soldi, il finanziamento gli viene dato; se uno non ha soldi, non ha abbastanza garanzie, quindi il finanziamento non gli viene dato nel mondo, diciamo, della finanza tradizionale. Quindi questo, c'è un altro aspetto interessante delle garanzie delle MAG in generale, e cioè quello che dicevo prima: ci deve essere una rete dietro. Cioè, la garanzia in realtà è sia la firma, ma è di più il fatto che ci sia una rete di persone che crede nel progetto che si va a finanziare.
Perché? Perché se la rete è solida, il progetto in qualche modo se la caverà. Se la rete non è solida e siamo solo in due, se litighiamo, ci ammaliamo, succede qualsiasi cosa, il progetto non verrà portato avanti da nessuno e quindi quel progetto lì non ha una rete di relazioni e di fiducia dietro e quindi la MAG non lo finanzierà. Perché se neanche qualcuno legato al progetto ci crede così tanto da firmare una garanzia, perché dovrebbe la MAG fidarsi del fatto che quel progetto lì funzionerà? Questo più o meno proprio a grandi linee, diciamo, il funzionamento della MAG. Vi dicevo che i finanziamenti possono essere chiesti solo da persone giuridiche, invece il risparmio, i nostri soldini, possono essere versati sia dalle persone singole che a loro volta dalle persone giuridiche. In questo modo la MAG riesce ad avere un bacino più o meno tra, sono 2 milioni di euro scarsi al momento, da investire nei finanziamenti di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Questo proprio a grandissime linee. Ci tenevo a fare una precisazione. Allora, la MAG nasce nell'87, quindi ormai ha superato i suoi 25 anni. Io credo che sia oltremodo attuale questa idea di partire dal basso e creare le cose con il denaro che si ha a disposizione, perché si inserisce perfettamente nel cambiamento e anche nel cambiamento delle transition town, per quel che ne so, perché significa proprio cambiare prospettiva, cioè noi viviamo in un mondo, ho cercato i dati oggi perché non me li ricordavo a memoria, in cui il prodotto interno lordo è di 75 mila milioni, o miliardi, non mi ricordo più, miliardi di dollari. Il volume complessivo delle operazioni finanziarie è di 990 mila miliardi di dollari, 13 volte. Vuol dire che è una cosa che non ha i piedi per terra, cioè che prima o poi, io non so dirvi quando, ma prima o poi verrà giù, perché è impossibile che queste due cose, in qualche, cioè che il PIL mantenga una roba così grande. Bene, la MAG si inserisce perfettamente in questo cambio di prospettiva, cioè basta mettere i soldi al centro. I soldi, abbiamo detto che da soli non servono a niente, se li pianto non crescono, anzi muoio di fame. Per cui basta considerare i soldi al centro, riportiamo l'uomo al centro, che è sostanzialmente quello che, pur lavorando coi soldi, la MAG e le MAG in generale cercano di fare. Oltretutto, diciamo, in questo periodo le MAG stanno proprio cercando, oltre a fare i finanziamenti che sono la loro attività fondativa, di portare avanti una serie di progetti che cercano di superare il denaro. La MAG di Reggio Emilia si è inventata una moneta complementare, noi di MAG 4, vi do un'anteprima mondiale, stiamo cercando di costruire una piattaforma che consenta lo scambio di beni e servizi tra i soci senza denaro e senza corrispettivo neanche, cioè io do a te e tu puoi non darmi niente e dare a qualcun altro e va bene così. Cioè si sta proprio cercando di superare il concetto di soldi. Questo perché? Perché le MAG lavorano sui soldi e ancora per un po' ci lavoreranno, anche perché viviamo in un mondo in cui io faccio fatica a immaginarmi che a brevissimo faremo a meno dei soldi totalmente, cioè qualche finanziamento servirà lo stesso. E da questo punto di vista serve capire che i nostri soldi, esattamente come quando facciamo la spesa, votiamo, scegliamo, facciamo un'azione politica, la facciamo ancora di più quando decidiamo dove mettere i nostri soldi, anche se sono pochi, non importa, sono i nostri e dobbiamo capire come vengono usati, come vengono impegnati, possibilmente prendendo parte alla scelta. Una cooperativa è un buon posto dove prendere parte a delle scelte che riguardano il proprio denaro. E dall'altra parte dobbiamo cercare di ridurre il più possibile l'utilizzo del denaro per le cose per cui non serve. Cioè un singolo individuo dovrà comprare tutto, ma un individuo in rete potrà scambiare, secondo me a sufficienza, ci si può provare, è divertente. In questo modo, scambiando tante cose di quelle che noi siamo abituati invece a comprare, si riduce da una parte la necessità di denaro. E questa è un'opinione personale, non è di MAG, ma è l'unico modo che abbiamo, secondo me, in questo momento per cercare di ridurre un po' la nostra dipendenza da questo strumento. E nel frattempo, con invece i soldi che abbiamo, cercare di capire dove metterli, dove far meno male, anzi dove possibilmente fare qualcosa di buono per il territorio su cui siamo.